di 1000 volontari sparsi in tutta la città si sono dati appuntamento sabato 25 settembre con l'impegno di pulire Firenze. Buon lavoro! Grazie! Grazie. Armati di guanti e scope hanno dato vita alla seconda edizione di Un bacione a Firenze, che quest'anno si associa all'iniziativa degli Angeli del Bello. Più di 50 associazioni e tanti comuni cittadini che si impegnano ad adottare una strada, una piazza o un giardino, adoperandosi per tenerli puliti. Presente al bacione anche il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. C'è un'iniziativa di Lega Ambiente molto bella, nazionale, che va avanti ormai da tanti anni e che appunto si chiama Puliamo il Mondo. Quest'anno abbiamo scelto di far coincidere l'appuntamento fiorentino, l'appuntamento organizzato dal Comune di Firenze, che vi ricordate partì l'anno scorso da una lettera di un bambino di via Borgogni Santi, per tentare di unire le forze, ma soprattutto per presentare lo straordinario lavoro che ha fatto Quadrifoglio in questo anno. Quadrifoglio ha scelto di iniziare a interrare i cassonetti, oggi inizia il primo giro con i cassonetti interrati, ha ampliato le zone nelle quali si pulisce con la Sweepy Jet, ha lavorato su tante piccole e grandi iniziative di pulizia migliore della città, però la cosa più bella è quella di chiedere una mano ai fiorentini. Allora è nata la Fondazione degli Angeli del Bello. Cosa significa? Significa che tanti cittadini singoli e tante associazioni insieme dedicano del tempo, qualcuno anche dei soldi, chi vuole e chi può, e soprattutto tutto l'entusiasmo che possiede per provare a pulire Firenze, a tenerla in ordine, a lottare contro il degrado, a cancellare le scritte, a tenere in ordine un'aiuola, ad adottare una piazza. Firenze è di tutti, non è solo del sindaco, del presidente di Quadrifoglio, dell'amministratore delegato di Quadrifoglio. Firenze è di chi le vuole bene e io spero che con questa iniziativa degli Angeli del Bello, che ricorda anche nel nome gli Angeli del Fango, tutti insieme possiamo migliorare la nostra città. Agli Angeli del Bello è stata data una pettorina di riconoscimento, cappello rosso e braccialetti rossi e bianchi, oltre naturalmente la scopa. All'iniziativa hanno aderito i centri commerciali naturali, i centri anziani, associazioni varie e università americane. La Fondazione Angeli del Bello provvederà alla copertura assicurativa dei volontari e alla parte logistica e organizzativa. La giornata è stata anche l'occasione per presentare da parte di Quadrifoglio i nuovi cassonetti interrati, caratterizzati da una tecnologia veramente all'avanguardia. Oggi inauguriamo le prime tre stazioni, entro massimo 15 giorni ne arriviamo le altre due della zona di quello che noi abbiamo definito quartiere prototipo. Ognuno di questi cassonetti interrati è equivalente a tre dei vecchi cassonetti che voi conoscevate, hanno un livello di tecnologia molto avanzato. Sulla parte anteriore trovate un pannello solare e sulla parte posteriore la bocca di conferimento, dove, se voi riuscite a vedere la bocca, se potete fare un giro intorno lo vedete, è molto grande, quindi è migliore rispetto al prototipo che avevamo fatto in Santa Maria Novella. La peculiarità di questo oggetto è che ognuno di queste strutture ha a bordo un sistema fotovoltaico che alimenta un meccanismo radio e di apertura e chiusura della serratura del cassonetto. Cosa vuol dire? Che quel mezzo molto tecnologico, che ha una tecnologia a bordo tale per cui grazie a quella testa lui sente il perno dove deve agganciarsi, quindi automaticamente si aggancia, svuota tutto in 120 secondi, quindi già lo svuotamento in 120 secondi di questo oggetto significa far risparmiare almeno 4 minuti rispetto alla vecchia modalità, perché tre cassonetti vengono svuotati in un terzo del tempo. Ma la cosa più interessante, questa ce la siamo inventati noi di Quadrifoglio, è che con questa tecnologia radio i cassonetti comunicano tra di loro. Quindi fino a quando il primo cassonetto non è completamente riempito, gli altri cassonetti non vengono aperti. Quando il cassonetto si riempie, blocca la serratura, viene una luce rossa e le persone conferiscono sull'altro cassonetto. Qual è il vantaggio? Che come oggi noi stiamo lavorando dovendo vuotare tutti i cassonetti, anche se uno è riempito al 20%, al 30%, al 50%, in questa maniera abbattiamo drasticamente il tempo di occupazione del suolo, l'inquinamento e tutte queste cose. Questa è la più avanzata tecnologia che c'è in questo momento al mondo ed è un'invenzione di Quadrifoglio anche.
Ricordiamo che alla Fondazione Angeli del Bello si può partecipare come socio sostenitore, socio partecipante o volontario. Una struttura che ha come scopo di organizzare e coordinare i tanti volontari che hanno già aderito all'iniziativa per diffondere e stimolare maggiormente il senso civico e la cultura del rispetto.